Io innanzitutto voglio ringraziare tutti noi che ci siamo sbattuti per questa iniziativa, quelli che vedete qua e ce ne sono tanti altri perché è un'organizzazione orizzontale, i gruppi locali, la vera forza di questa manifestazione. Un applauso, la rete, il web. Solo due parole. La prima è che da oggi nessuno riuscirà più a fermare la rivoluzione del popolo viola. Un popolo viola che chiede che venga rispettata la nostra Costituzione. Un popolo viola che chiede che nessuno si senta al di sopra delle regole costituzionali. Un popolo viola che ribadisce la richiesta principale di questa manifestazione. Berlusconi, dimettiti! Un popolo viola, questo nostro popolo viola, che chiede ai partiti, a tutti i partiti, qualsiasi partito, di risolvere al più presto l'anomalia italiana che consente al Presidente del Consiglio di utilizzare tutto l'armamento mediatico in suo possesso per acquisire e mantenere il suo consenso. Fate una legge sul conflitto di interessi, ve lo diciamo da 15 anni. Oggi siete qui in tanti parlamentari che avete fatto vetrina davanti alle televisioni. Noi vi chiediamo di darvi una mossa, tutti i parlamentari che sono qui e quelli che ci stanno seguendo. Non siamo disposti ad aspettare oltre. Per questo chiudo dicendo che chiediamo a tutti voi che siete in piazza, a tutti voi che ci state seguendo da tutto il mondo, di non disperdere questi collegamenti. Facciamolo subito, qui in piazza, rimaniamo in collegamento l'uno con l'altro e anche voi che siete lì, scambiatevi le mail, scambiatevi i numeri cellulari, rimanete in contatto, qualunque bandiera stiate portando in questo momento e soprattutto unite questa bandiera alla bandiera viola. Noi speriamo che domani saremo noi che abbiamo organizzato questa manifestazione a venire alle manifestazioni che organizzate voi, tutti voi potete organizzarla. Questo è il popolo viola. Il popolo viola non si ferma. Per questo vi chiediamo un impegno. Tornando a casa, ciascuno di noi metterà una bandiera viola alla finestra che resterà lì per ricordare che il popolo viola reagisce, che il popolo viola resiste.